questa lezione tratterà l'apertura del torace e quindi l'attenzione particolare al chakra del cuore, Anatta Chakra. Controllo bene l'assetto in Tadasana, la posizione della montagna, spingo bene i piedi a terra e allineo la colonna. Una lieve tenuta e controllo della cintura mi porta a sentire lo sterno che sale, le spalle che scendono, il collo che allenta la tensione. Inspirando apro il braccio destro. Spingo bene verso l'alto, dalla cresta iliaca fino alla punta delle dita. E poi, espirando, vado in flessione. A gestire la flessione è il trasverso dell'addome. Sento l'emitorace opposto che si allunga e si distende e si apre. Inspiro ed espiro, torno. Lo riprendo sull'altro lato, dentro l'aria e fuori l'aria. Il respiro espande l'emitorace opposto. Mi fermo ad osservare il lavoro a livello intercostale e poi torno. Osservo bene la forma del corpo e mi preparo a scendere. Dentro l'aria apro, Hasta Uttanasana. Il petto si apre, allungo bene la schiena, apro il petto, poi separo le mani e scendo. Le braccia sono aperte, piego le ginocchia, scendo appoggiando l'addome sopra le cosce. Non penso all'estensione della gamba, ma penso adesso all'abbandono della schiena. Chiudo, appoggio le mani a terra e scendo con le ginocchia. Mi fermo lentamente e di nuovo salgo. Ginocchio destro in appoggio, apro lateralmente la gamba sinistra. Guardo che il ginocchio e il piede siano allineati, dorso della mano sinistra sulla coscia, inspiro. Posizione della sbarra, Parigasana. Spingo di nuovo verso l'alto, estendo e vado bene in flessione. Controllo la cintura, non sposto il bacino. Inspiro, ritorno. Scendo, appoggio la mano, assumendo la posizione di Vasistasana variante. Appoggio, sale la gamba opposta, il braccio sale, guardo verso l'alto e preparo il ritorno. Ritorno al centro e mi preparo a ripetere sull'altro lato. Apro laterale, estendo, dorso della mano, coscia, salgo. Dentro l'aria e fuori l'aria. Parigasana. Inspiro, espiro. Vasistasana variante. Apro, estendo, continuo a sentire i lati del torace. Mi preparo a ritornare. Inspiro ed espiro, ritorno centrale. Scendo con le natiche sui talloni, mi sposto in avanti. Apro il petto mentre scivolo in avanti. Si apre bene il torace, non tocco l'area lombare e mi fermo in Dharmikasana, la posizione della devozione. Posso appoggiare la fronte, ma se sento che il collo non ha fastidi, appoggio il mento. Ritorno lentamente, srotolo la schiena verso l'alto e riallineo. Le mani davanti al petto, namaste, mi fermo e ascolto il respiro.